Lascia che inizia la prossima finché si cambia. Loro sono nella forma mente, sono così impegnate, sono concentrate. Siamo live, penso. Così c'è il posto per loro. Ok, inizio. Allora, mi cado secondo, che facciamo dei piedi, il tempo verso l'alto. Signore e signori, tra poco si sfideranno Pallamano Cellini Padova e Cassano Magnago. Benvenuti al Palla Farfalle. Partiamo con la presentazione delle squadre. Prima la squadra ospite, con il numero 5 Sofia Ferrazzi, con il numero 10 Gloria Montoli, con il 17 Michela Cobianchi, con il 19 Giulia Gozzi, con il 21 Sara Piatti, con il 27 Giulia Laita, con il 30 Sara Zanellini, col 35 Eva Brogi, con il 46 Lisa Ponti, con il 49 Alessia Zizzo, con il 55 Bianca Barbosu, con l'89 Giulia Milan, con il 92 Nila Bertolino, con il 95 Alice Milan, allena Salvatore Onelli. E per la pallamano Cellini Padova, con il numero 3 Ivana Giogap, con il numero 4 Karel Giogap, con il numero 7 Micaela Agustina Barresi, con il numero 8 Bevelin Enghiarrua, con il numero 12 Marta Zannoni, con il numero 14 Vanessa Giogap, con il numero 15 Martina Brock, con il numero 17 Giorgia Meneghini, con il numero 18 Fatima Arubi, con il numero 19 Angela Prela, con il 20 Serena Ghiarrua, con il 21 Ivama Okori, con il 22 Sonia Nabulele e con il 24 Viola Bozza, allena Sadi Abderrahman. Dirigono l'incontro Corioni e Falvo. Signore e signori, buona partita a tutti e che vinca il migliore. Sono proprio 50 ragazzi. Siamo qui
per fare la storia di questo dicembre. Benvenuti alla prima partita di dicembre a Palla Farfalle. Dopo un mese si torna a Padova e può essere solo che spettacolo, perché questo mese è stato un viaggio in giro per l'Italia, però dopo un lungo viaggio in trasferta non si vede sempre l'ora di tornare a casa. E quindi le ragazze di Padova ospitano Cassano Magnago, due squadre che si conoscono bene e sicuramente ne vedremo delle belle. Un saluto a tutti da Marco Muccia e da Giovanni Valenzasca. Ciao Marco, ciao a chi ci sta ascoltando. Allora, una partita interessante, Gio, e sicuramente ne vedremo delle belle. Sono due squadre che si conoscono, della stessa età, perché bene o male stiamo parlando di classi 2099, 2002, 2004, quindi sono coetanee. Quanto può incidere il fatto che si conoscano? E poi anche il fatto, il discorso che sono giovani, perché sono giovani, però comunque c'è questo dualismo del 2001-2002, no? Che ormai stanno diventando già no vecchie, però già più esperte, hanno esperienza in Serie A, e poi queste super giovani che vengono da dietro, e che è un bene anche per la nazionale, direi. Sicuramente sono squadre che lavorano molto bene col settore giovanile, e questo si riflette poi anche su quello che vediamo con la prima squadra qui in Serie A 1. Come hai detto tu, sicuramente si conoscono e vedremo chi riuscirà a sfruttare un vantaggio proprio dalla conoscenza reciproca. Siamo partiti intanto. Siamo partiti, possesso per Cassano, che parte col possesso di palla, e da centrale vedo Barbosu. Questo non mi stupisce, dato che gestisce spesso lei i possessi di Cassano. C'è il Ferrazzi, che l'anno scorso fece molto bene qui, anche se uscì con una sconfitta per Cassano dal Palla Farfalle. C'è ovviamente Michela Cobianchi, la giocatrice più esperta, che anche lei è espertissima, classe 91, ma comunque 31 anni, nel senso, stiamo parlando di una giocatrice a fine carriera, anzi, ma questo connubio tra giocatrice esperta e giocatrici giovani può essere fondamentale. Sicuramente è qualcosa che fa la differenza. Ora vediamo come gestirà il primo possesso proprio Cassano. Ferrazzi riceve, prova conclusione, prima parata di Martina Brock e palla in rimessa laterale, sempre per Cassano in possesso d'attacco. Ancora Barbosu, buona la prima parata di Brock, che deve dare un segnale dopo un inizio di stagione così e così. Buona prova ultima di Salerno, adesso vediamo come reagirà. C'è già passivo, palla di là, prova Cobianchi, grande incursione, altra parata di Martina Brock, prova sua, subito lotta. Prima lotta di giornata, prima lotta difensiva, ne vedremo tante, ma per il momento la vince Padova. Subito intensità, subito bisogna partire forte con la fase difensiva, cercare di forzare il passivo della squadra avversaria, e la prima difesa di Padova è stata buona. La prima difesa è stata buona, comunque grande incursione, ne vedremo diverse, sì. Michela Cobianchi molto brava e molto attenta a Martina Brock. Ora vediamo come gestirà il primo possesso Padova con Prela. Discutevamo prima io e te anche chi potesse partire in cabina di regia, proprio Prela, che è partita tutte le ultime partite di Padova. Meneghini, ancora Vanessa Giogap, che è la capocannoniere di Padova. Buona palla verso l'ala, prova a cercare spazio per Reggio Gap. Prima rete è di Padova al Palla Farfalle, Reggio Gap. Ripartenza veloce per andare Cassano, l'incursione, grande spazio trovato verso Sofia Ferrazzi. Questo è quello che deve fare Cassano, che non deve fare Padova. La ripartenza veloce, poi il buco in difesa, però molto brava la giocatrice lombarda a servire bene Ferrazzi. È stato un bel buco tra l'altro. Sì, trovato il varco qui in seconda fase, è una cosa che si può sfruttare, che qui Cassano ha sfruttato bene. È una squadra che le sfrutta le ripartenze veloci, è una delle difese migliori del campionato, si può dire secondo te? Si può dire. Ecco Serena Ngherua, altra giovanissima, stiamo parlando di un trio di terzini 2004-2005 Angela Prela, e poi la ormai esperta navigata 2001 Careggio Gap. Prova ad andare lei, palo pieno, anche se il movimento ci stava, la conclusione anche è stata spiazzata, Nile Bertolino, però sbaglia la conclusione, palo, e quindi può ripartire Cassano. Vediamo come gestirà questo possesso. Chi ti aspetti che possa fare meglio nelle file padovane intanto? Allora, per quanto riguarda Cellini, un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo visto a Salerno, comunque è una squadra che trova spesso nella coralità, nel movimento di palla, le sue cose migliori in attacco, ma sicuramente Ivana Giogap e anche Karel dall'ala potranno fare la differenza. Buona palla in questo caso, la conclusione e poi altra parata di Martina Brock, decisiva. Importante questa, sì. È importante che Brock tenga buone percentuali di parata per dare fiducia anche a tutta la difesa. Tutta la difesa, anche a se stessa, hanno avuto bisogno, certo, di questa stagione. Infatti c'è stato subito e Sadi che sta dando indicazioni a Cavanese a giocare, probabilmente per il possesso difensivo. Ora vedremo come reagirà Padova. La partita è sempre lì sull'1-1, ma intanto stiamo vedendo delle azioni molto interessanti. Prela prova a chiamare lo schema, ancora il passaggio verso Vanessa Giogap,
lo scambio tra terzini. Intanto esce Meneghini la prima volta a fare la partita, manca il passaggio, poteva crearsi qualcosa di interessante, va a fare il doppio pivot intanto. Vediamo Barrisi che per il momento non è ancora entrata. Bella palla di Serena Giogap che sfrutta proprio quel taglio di Giorgia Meneghini. Forse ne vedremo tanti così. Anche la ripartenza veloce, palla buona verso il pivot e conclusione dentro, ma traversa, non c'è il contatto, dice l'arbitro. Ci ha provato Gloria Montoni, questo è stato un bel passaggio. Vediamo il contropiede di Padova, prova ad andare, Vanessa gioca a palla fuori, anzi no, sfondamento. Eh sì, sfondamento, è giusto. Aveva trovato l'inclusione per la sorella, forse andava fatto il passaggio un po' prima. Riparte adesso Cassano. Dal filo invece di Cassano, chi ti aspetti di vedere bene? Ma sicuramente stiamo vedendo, si gira molto la palla fra terzino e centrali. Sicuramente hai parlato prima giustamente di Cobianchi, che è un po' la guida anche come esperienza della squadra, e sicuramente cercheranno molto anche il terzino. Io mi aspetto molto da Barbosu, perché nella prima parte di stagione comunque ha fatto bene, può essere l'arma offensiva che quando ha bisogno della giocata può portarti. Intanto gran recupero di Padova e corre Giorgia Meneghini che segna un'altra volta, 3-1 Padova, doppio vantaggio. Questa può essere l'altra chiave della partita, le palle recuperate, prova a andare adesso, però Barbosu sbaglia il passaggio e fallo. Bene, però qui non si è fatta sorprendere Padova in seconda fase, ha trovato invece con Meneghini un gol in ripartenza. È importante poter correre bene il campo, trovare anche questi gol facili per, insomma, dare morale. Intanto fa ripetere la rimessa dei 9 metri l'arbitro, molto fiscale, per il momento partita ordinata, possiamo dire anche fisica ma corretta. Sì, c'è intensità sicuramente. Lo scambio tra terzini, esce anche Montoli a ricevere palla, prova a dare Barbosu, palleggio, arresto, buona conclusione! Trovata una bella incursione, sfruttando il palleggio, sfruttando la difesa, forse qui era mal piazzata. Sì, l'avevi chiamata Barbosu, effettivamente ha trovato una bella penetrazione, sì. Perché poi quando hai l'abilità di andare dell'uno contro uno, la difesa è poco attenta, magari sulla seconda, sulla terza azione, no? Quando provi e hai bisogno di quella giocata del singolo, quella che magari da Padova ti può dare una Vanessa Giogap, una Beverly che oggi parte dalla panchina, e che ha dato anche Serena in alcuni casi, che è la sorella piccola di Beverly. Vediamo Angela Prela, prova ad andare, buona palla verso Barresi che si gira molto bene, subisce forse anche il fallo, ma tira fuori, ecco, e infatti c'è, tiro, c'è il fischio a 7 metri giusto. Però forse questo è quello che serve anche per Padova, la fisicità di Barresi. E ora vediamo come se la cava Karel Giogap dai 7 metri contro Nila Bertolino. Conclusione dentro, Careggio Gampo, 4-2, torna il doppio vantaggio Padova. Per il momento mi sento di dire partita divertente. Sì, sicuramente, dicevi bene di Barresi che ha avuto qualche problema anche fisico recentemente, ma come dicevi è importante trovare quelle soluzioni dal pivot che ti permettono di trovare, forzare qualche contatto, cercare magari qualche 7 metri come è stato in questo caso. Anche per la fine è il ruolo del pivot, un ruolo importantissimo. Certo. Anche Barbosu, gran movimento, questo lo vediamo creare il vantaggio, gran parata di Martina Brock, chiama anche per il contatto dell'incursione Ferrazzi, ma non c'è nulla, dice l'arbitro, direttore di gara. Il secondo è stato fallo, secondo me, sicuramente decisione di gruppo di solito, cioè sono sentite che non fischiare. Comunque c'è stata una grande occasione, altra grande parata di Martina Brock che può essere decisiva, come questa difesa di Padova, però con fallo penso di Vanessa Giogappi. Sì, parte dei 9 metri. Esce Montori, lo fa spesso per cercare forse l'impulsione dei terzini centrali per cercare spazio, ci prova in questo caso e c'è tiro dei 7 metri. Un po' forzato forse, però Michela Cobianco comunque sa che il fatto suo, è riuscito ad andare nella penetrazione, anche sembrava un'occasione un po' persa, sembrava andare forse contro il muro Padovano. Sì, ha qualcosa da dire qui alla sua difesa, Cozzaghi sta dando indicazioni, vediamo su 7 metri però. Buono. Dentro. Molto buono, ma d'altronde una giocatrice così difficilmente sbaglia da lì. E quindi 4-3, partita che si riviva, provano a ravvivarsi anche le ragazze lombarde, anche perché fanno poi della difesa la loro arma di forza, che però fino a questo momento è riuscita poco a limitare gli attacchi di Padova, che sono stati sempre concreti nel cercare il movimento giusto, no? Sì, sta muovendo bene la palla la Cellini anche qui, un po' in difficoltà a scarico per Prela, che adesso cerca di nuovo spazio.
Buona la palla per la verso l'ala, prova ad andare Canelli in qualche movimento col terzo passo, che parata di Nile Bertolino, prova a strapparla benissimo Michela Barresi che poi subisce il contatto, palla dietro, si può provare la ripartenza veloce ma erano tutte scappate in difesa perché c'è il rischio sempre di subire la ripartenza dalle ali, ma che sono molto veloci da entrambe le squadre, due squadre si conoscono bene, ripartiamo, grande lavoro della difesa qui, subisce benissimo lo sfondamento, era Giulia Gozzi, sì era Giulia Gozzi, sì. Fatto un bel lavoro, è andata proprio sulla direttrice che aveva preso Vanessa Giugacco. È già il secondo sfondamento che prende. Sì. Quindi, buon lavoro della difesa, soprattutto su di lei, che è una delle migliori realizzatrici del campionato italiano. Classifica tipo al quarto sì. posto e anche la partita da recuperare. Mercoledì al Palla Farfalle contro Ferrara. Visibile sempre sui canali di Leve Sforza. Ok, la conclusione, palla dentro che si sa che sotto le gambe di Martina Brock. Ed è proprio. Ragazzi. Qui subito però buona palla, come dicevamo prima anche Sirene Chiarua può essere la chiave, il fattore, dopo aver subito il gol, dopo essere andato in qualità si riporta subito in vantaggio Padova, ok l'incursione, però adesso ad accelerare il gioco Cassano, ma la difesa di Padova si è chiusa bene e ora bisogna ripartire provando a far muovere la difesa, però bene la corsa dietro sempre della Padova, sì, scambio tra Barbosso e Cogliano, Ferrazzi e quella con gli altri. Vediamo se chiamerà qualche schema, si muove Gozzi, forse sarà per lei, eccolo lì, prova il movimento, prova a cercare lo scarico, tira, anzi no, c'è fallo e forse anche un cartellino, sì è così, per Michela Barresi, è stato schiacciato qua in un sandwich, anche se lì c'era poco spazio forse. Montoli scarica, vediamo cosa riuscirà a organizzare Cassano ora. Anche il tipo per cercare di confondere la squadra avversaria. Cobianchi, buona palla dietro Ferrazzi, lei anche tiro da fuori ma non lo prova, è sempre ben bloccata con fallo, andiamo credo anche verso il passivo, eh sì, prima o poi dovrebbe arrivare, infatti un segno, eccolo. Anche Brela, attenzione c'è spazio con la palla verso il Dio, ma gran recupero ancora una volta, che lavoro, e poi palla rischiosa, ha rischiato Carella tanto prende, qui Carella sì. prende palleggia, poi va a Carella giocando. Un po' di fortuna anche qui, un passaggio un po' rischioso per far partire la ripartenza, ma trovata bene Carel che si fa 6-4, ma ancora si fa sentire bene Barbosso, ancora bene Brotte, si può sentire, era abbastanza centrale, bel lavoro ancora una volta di Barresi e poi tanto spazio per Angela Prela, ci vuole un po' di Prela e ci infatti vuole, sì. 7-4 massimo vantaggio Cellini, che inizio della Cellini, infatti time out sono Stavo proprio aspettando questo, serviva probabilmente un time out adesso a Cassano che sta facendo fatica a trovare spazio nella difesa di Cellini, che ha trovato infatti un paio di gol facili anche in ripartenza e massimo vantaggio come dicevi più 3. Fino a questo momento quella è stata la chiave, la difesa. Sicuramente, sicuramente. Quando si parte con un lavoro di difesa così, poi ci sono stati contropiedi abbastanza rapidi, passaggio prima rischioso che però ha portato poi alla fine a Carella a correre. E soprattutto quando hai una squadra così veloce come Padova diventa difficile poi correre all'indietro, e anche Cassano comunque è una squadra veloce soprattutto nelle ali, bisogna vedere poi se sfrutteranno questo, intanto ci prendiamo una pausa e torniamo quando si esce dal time out al Palla Farfalle. Rapido il time out, così a occhio dico più tattico e motivazionale, no? Anche da Coccionelli per Cassano. Beh, credo proprio di sì, siamo ancora all'inizio, bisogna ancora registrare qualcosa. Come detto sta facendo soprattutto un po' di fatica in attacco Cassano in questo momento, vediamo come uscirà dal time out adesso. Poi 11 minuti, ci sono già 11 gol in campo per la media altina. Le squadre comunque stanno facendo vedere un buon gioco e è un livello sicuramente da Serie A. Ricordiamo che le due squadre lottano per un posto in Coppa Italia, se Cassano dovesse vincere oggi qui a Palla Farfalle sarebbe automaticamente qualificata la Coppa Italia. Attenzione allo scarico, il posto prova, buona palla verso l'ala, ma c'è stato fallo. Ah, penso per una gomitata, un movimento. L'ha preso Michela, sì, Barresi. Barresi, sì. Non so se in faccia. Se in faccia ho visto dare. Sì, ha fatto proprio segno l'arbitro del braccio allargato, comunque sembra. Insomma. Ti
dolorante Barresi ancora, sì. Quello si può farlo in attacco, allora in eccepimento. Ti credo te, perché ho visto molte volte, anche nelle scorse partite, no? Questa questione del contatto sul volto, molto delicata. Ho visto direttori di gara, beh, per te è il primo che vediamo oggi, quindi forse è un campione ancora un po' troppo ristretto. Ho visto il direttore di gara a ogni tocco in faccia 2 minuti automatico. Dice che è più una questione di metro arbitrale, poi ognuno ha il suo metro, oppure una linea guida da rispettare, forse quella è meglio. Presumo siano un po' entrambe le cose, penso ci siano appunto delle direttive in questo senso di prestare attenzione a questi contatti sul volto, mentre qui grande arriva incursione, grande incursione, gol di Cassano, ha provato Vanessa Giogappa a fermarla, ma ha provato a difendere quasi di schiena sul lancio verso Giulia Gozzi. Diciamo prima le ali che corrono dopo l'errore tra Prela e Barresi, che non si sono intese, forse anche il passaggio un po' impreciso. E infatti bella ripartenza qui di Cassano, che è quello che deve fare, deve cercare di difendere bene, di costringere passaggi difficili Padova. È già il secondo, se non sbaglio, di Gozzi, sì. No, Serena, eccola qui, gran palata di Bertolino, prova l'altra ripartenza, ecco ancora Gozzi, ma qui c'è una buona palla recuperata, ancora Gozzi, uno contro uno non sbaglia col suo movimento, esulta e fa bene, ha fatto bene il recupero prima nel senso capo, poi però ha tolto la palla praticamente alla disponibilità di Prela, e quindi è andata all'attacco di Cassano, che pian piano si riporta lì. Sembra aver fatto bene finora il time out alla squadra ospite. Adesso vediamo come Cellini questa azione, ancora con Prella da centrale. Vanessa Giogappa, ancora Prella, Serena Ghiorrua, prima l'ha provato l'incursione, l'ha sbagliata, molto più da fuori, prova Prella Giogappa, scarico verso Vanessa, conclusione immediata senza pensarci su due volte, si scrive anche lei nel tabellino del match di prepotenza 8-6. Cellini Padova, occhio a fare verso l'ala, c'era spazio ma si chiuse bene la difesa Padova. Vediamo adesso cosa riuscirà a fare Cassano, Barbosu, si cerca spazio, buono 1-2, ma si trova poco spazio, deve andare con Ferrazzi, ma non va, passa l'1 contro 1. Buona difesa di Padova. Fermata un po' di inerzia, adesso deve attaccare di nuovo a difesa schierata Cassano, si cercherà probabilmente di forzare di nuovo il passivo, vediamo. Esce il pivot qua. Sì, ma Martina Brock è in stato di grazia. E poi Serena Ghiorrua riprende la palla clamorosa con la sua altezza. Palla verso Giorgio Menighini, a spazio si preferisce partire con calma con Vanessa Giugabro, che poi effettivamente non fa male, perché fino a questo momento Padova ha attaccato bene. Serena Ghiorrua, palla verso Carella, ancora Serena. E non l'abbiamo ancora visto Beverly Ghiorrua. Sì. Ci sono dei buoni presagi, invece ci sono altre armi anche per la parte di Cassano, c'è l'Abrogio che è in piedi, che si sta scaldando e sta cercando di incitare le sue compagne, soprattutto in difesa. Prova Vanessa Giugano, forse subito il contatto, anzi no, pulito, giusto così. Questa conclusione, ma era difficile, buona difesa di Cassano, prova a ripartire. Palla dall'altra parte, quella per Bosso. Grande, uno contro uno e poi incursione dentro. Vedi Barbosso. Devo ascoltarti più spesso allora. No, non troppo, non a volte troppo, le mie cavolate, no. Le dico anch'io. Buona palla e poi area, sì. Allora, ha trovato un buon taglio qui, sì. Sembrava aver perso un po' il tempo Prela, poi forse subito anche la botta, vedi un po' zoppicare. Ora riparte Cassano, c'è il cambio, infatti è entrata proprio da Brock. Vediamo come gira lei da terzino. Lei che all'occorrenza può fare anche il pivot, vediamo se ci sarà anche questa soluzione da parte di Onelli, come sbarigliare un po' le cavia. Fino a questo momento Cassano è sotto, ma solo di uno, potrebbe essere quello del pareggio. Per posto palla dall'altra parte, vediamo, scalda anche Beverly Ghiorrua, palla dall'altra parte, buono scarico verso l'ala che però verso l'altro lato, ma non c'è un passaggio un po' impreciso. Ancora con Bianchi, uno contro uno, scarico, ma c'è il contatto, c'è la difesa di Michela Barresi che non si può sorprendere. Cade anche il pubblico del palla per palla al palazzino. Palla dentro, uno contro uno, Caleggio Gappi vede bene. C'è stata anche l'infrazione in attacco da parte di Cassano. E quindi recupera la Cellini. Vanessa Giogap e Angela Prella, vediamo cosa studieranno. Probabilmente a breve entrerà anche Beverly. Sì. Cassano che comunque ha trovato quei due gol con Gozzi, ma sta facendo fatica ancora ad attaccare la difesa schierata. Sì, perché proprio i due gol di Gozzi sono venuti fuori da contropiedi, da difese fatte bene e poi lancio direttamente dal portiere.
vediamo cosa farà Vanessa Giugap. Prova ad andare Prela in qualche modo, forse ha subito anche il contatto, sì, però l'arbitro dice di continuare, ha provato un tiro un po' difficile. Sì, un po' forzata questa soluzione. Lei che ha giocato anche alla stessa, sì. Sa parlare. Prova in qualche modo, fermata, placata completamente da Michela Barresi. E due minuti. Ha anche qualcosa da dire all'arbitro, però ci sta. Sì, ci può stare questo due minuti. Ora vediamo, perché la prima inferiorità, è la prima superiorità numerica per entrambe le squadre. Vediamo come reagirà Cassano, che è sotto e arriva forse al momento giusto, perché per 16 minuti ha fatto una fatica tremenda ad agire a difesa schierata. Ora ha l'opportunità di attaccare con un difensore in meno. Croci che prova a tastare il pallone, palla dietro, Barbosso, ancora Croci, lo spazio per Giorgio Lala, prova, supera che Vanessa ha giocato e poi trova il gol. Non è stata abbastanza reattiva qui Martina Brock, forse, però tutto sta che arriva il gol, pareggio credo. Sì, c'è stato un errore nel tabellone. Il tabellone del palo farfalle segnava 9-7, invece 8-8, eccoci qua, tutto giusto ora. È entrata proprio Bella Nigarua in questo momento, uscita Prela. Fino a questo momento la Cellino non ha mai attaccato con l'extra player, vediamo, non lo farà, penso, poi vediamo cosa combina. Difesa alta per Cassano, Vanessa Giugap può scaricare, palleggio, palla dietro, c'è poco spazio, Beverly prova ad andare, rischia i passi, si torna indietro e si difende bene Cassano. Passivo. Beverly Garrua, prova di forza, palla dall'altra parte, deviazione, qua bisogna tirare subito, buone mani leste della difesa. Sta difendendo molto bene adesso Cassano. Vanessa Giugap, poco fuori. Lei questo colpo ce l'ha, ma ancora una volta c'era Brogi con le mani lì pronte. Mi sembra positivo per Cassano per ora l'ingresso di Brogi, che ha trovato anche prima la sua prima rete, adesso anche in difesa si è fatta sentire, sta provando un po' anche a cambiare il ritmo di questa partita. Sì, è proprio vero, poi mi ha aiutato, guarda questa bella palla, palla di là invece, buona parata di Martina Brogi, se l'ha ritrovata lì. Ce l'ha provato con Toni, ma era un po' difficile di dare giunta palla già troppo avanti, sbilanciata verso l'area per cercare di non entrarci dentro, poi ha provato di andare solo di polso. Non era facile sicuramente. Non era facile, però questo regalo comunque possesso in attacco a Padova, che può perdere un po' di tempo, cercare di tornare in parità numerica. Occhio questo taglio, Meneghini, palla dietro, Serena Ghiarrua, poi Beverly, scambio tra sorelle, si riposiziona Padova, 1 contro 2, poi buona difesa, la palla finisce su Vanessa Giugap, che incursione di talento, e forse ci sono anche due minuti. Sì, proprio per Eva Brogi, che però più non poteva fare, ha cercato di limitare Vanessa Giugap, ma sai come sei meglio di me, come commenti anche il basket, si dice spesso in America good defense but better offense. Esatto. Qui si è trovato una bella soluzione personale Giugap, dopo che Cellina ha provato a muovere le ali cercando di farle venire dentro per sopperire un po' così all'inferiorità numerica, ma alla fine ha trovato una soluzione personale. Extra player? Sì. Extra player per Cassano. Infatti l'inferiorità numerica sì, ma decide di togliere il portiere per questa azione e giocare con 6 giocatrici di movimento. Però è rischiosa, perché comunque è successo spesso al palo farfalle che il portiere facesse gol dalla sua porta, proprio per il fatto che magari recupera palla la difesa e hai la possibilità di tirare, perché poi il portiere non può entrare fin quando una giocatrice in movimento non torna dentro. Allora, se non sbaglio, ci sono stati diversi cambi. No, c'è comunque Ferrazzi che è rientrata proprio per l'uscita di Brogi. Sono Ferrazzi, Barbosu e Cobianchi adesso terzini. C'è anche Giulia Milan. Sì. Sì, ma la destra. Vediamo cosa farà adesso. Che ha fatto fatica fino adesso ad attaccare a difesa schierata, proverà lo stesso senza poter attaccare a difesa schierata. Barbosu. Ha rinunciato subito all'extra player. Eh sì, è vero. Forse ha visto come si è messa l'azione. Però la conclusione è parata. Parata di Martina Brock. 9-8. Sta parando con ottime percentuali Brock finora, come dicevamo anche prima. Buona palla di Serena Ghiarrua qui a cercare subito Carello, gran parata di Nila Bertolino, palla dentro, se la ritrova lì Barresi, conclusione dentro, ma è non so se fosse di Barresi o di Carelli, ho l'impressione fosse di Carelli, ma mi ha aspettato l'evolversi dell'azione. Tanto riprova l'extra player Cassano.
può essere una situazione favorevole, non avresti fatto lo stesso. Sì, probabilmente a questo punto, pur essendo in svantaggio, comunque siamo ancora nel primo tempo, è un rischio che si può correre in questo momento. Ferrazzi per Dal Bosco, ancora Dal Bosco, scarico di Milan che torna subito indietro dal cambio. Ferrazzi, scarico di là, c'era tanto spazio ma lo trova lo stesso Michele Cobianchi che segna il pareggio. 9-9, vediamo adesso cosa fa la Padova. Benvenuti in Garrua. Prova in qualche modo, c'è tanto spazio per Vanessa Giogop! Palla dentro, forse lo scarico sull'area ci stava, ma se hai Vanessa Giogop che attacca... Ha sempre ragione. Quando fa gol soprattutto. Rientra di nuovo Milan all'ala. Mi sembra, penso faranno di nuovo lo stesso, cioè far partire lo scalare da destra appoggiandosi all'extra player per poi ricambiare. Penso non c'è più l'extra player perché torna dentro. Sì, sì, sì. Grazie. Fermata, pare gioco, ha preso una bella botta però. Si è caduta male, credo. Sì, era anche tipo mezza scivolata. Sì. C'è anche il cambio, rientra da Drogi. Che ha finito sì, la sua sospensione di 2 minuti. Vediamo perché con lei in campo è tutto un altro passato in cui si muove. Messa subito qui in movimento. Perché c'è è rimasta giù da oggi, sì. Tutta caduta, si chiama subito il medico. Si è fatto proprio una brutta caduta, sembra uno scontro in aria col Careggio Gap. Pronto l'intervento medico. Comunque intanto si muove, va tutto bene. Sì, sì, sì. Sto cercando di capire da qua, non riesco a vedere. La spalla, sì. Però intanto già si è alzata da sola, si muove. Non so se continuerà, sarebbe... Vabbè, adesso vediamo. Ha preso una bella botta lì. Difficile. Poi si vede spesso, su una partita così fisica succede. Resta bene, muove bene la spalla. Forse anche un po' in testa ha preso la botta. Sì. Proprio lei che ha fatto proprio una bella partita, difesa prima, anche quando si è preso 2 minuti comunque è difficile poter fare di più. Peggio 19, si alza subito, bello l'applauso intanto anche per la controlla. Adesso penso andrei in panchina, intanto sì, bene sì. Che sembra sta bene, va sulle sue gambe, la botta chiaramente l'ha presa, non dubito che la rivedremo a breve in campo, ti posso dire, ma proprio a breve tempo, un attimo che passano forse i canarini che girano. Sì, mi sembra un po'... Un po' scossa. Un po' scossa, sì. Intanto riparte il gioco. Adesso c'è Lisa Ponti a manovrare le manovre di Cassano. Barbosso. Prova a cercare qualcosa. Cobianchi fa verso l'ala. Forse il primo attacco dall'ala che vediamo ed è vincente. Ha lasciato quel tanto di spazio e non ha perdonato Milan. Adesso prova a ripartire ancora Padova. Vanessa Giogap cerca lo spazio, forse c'era per dall'altra parte per la sorella Carelle. Bevelin in Garrua, che parata di Bertolino! L'ha quasi tenuta anche. Sembrava andare a botta sicura, ha trovato uno spazio bellissimo per Bevelin in Garrua, con le grandi palcate che ha. Poi Nina Bertolino ha trovato una gran parata, conclusione di prima, palla dentro. Riparo dopo il palo, credo, per sì. Martina Brock. Vantaggio. Vantaggio primo. Per... Eh sì, e arriva subito infatti il time out. È stata Lisa Ponti poi, subito. Appena entrato in campo, ha deciso prova e ha tirato, ha avuto ragione. Questo sia il primo vantaggio, c'è ancora il tabellone con 11 di. Sì, il tabellone sta avendo un po' di difficoltà oggi. Palle farfalle le vediamo di tutti i colori ogni settimana. Almeno ci divertiamo. Certo, certo. Poi ricordatevi di iscriverci sempre sui canali social della Pallamano Cellini Padova, della federazione, cosa ne pensate della partita. Noi siamo qui ovviamente per ricevervi, per leggervi, per ascoltarvi e le vostre considerazioni sulla partita, anche sulla nostra cronaca, perché no? Certo, certo. Sports, eccetera. Anche per la partita sta regalando emozioni, è molto equilibrata. La cronaca meno probabilmente, ma... Sì, siamo qui per tenervi compagnia. Certo, certo. Facciamo il nostro. Noi ci divertiamo e proviamo a tenervi un po' di compagnia. Intanto Cassano bene,
time out, ha fatto benissimo. Giusto, giusto, giusto chiamarlo adesso. Dice riuscirà a tenere questo ritmo, quanto è importante adesso chiudere in questi 8 minuti prima del fine del primo tempo. Abbiamo visto, prendo ad esempio l'ultima partita della Cellini a Salerno, in cui proprio gli ultimi minuti del primo tempo, i primi del secondo, hanno scavato un po' quel solco a favore di Salerno, dopo un primo tempo che invece aveva sorriso molto a Padova. E adesso vediamo, è importante chiudere e iniziare bene entrambi i tempi. Intanto Padova vede un cambio importante, ovvero Bevelin, Engerrua e Angela Prele in campo assieme. Sì. Bevelin che va a sostituire. Bevelin da terzino. Sì. Attenzione a Giorgio Menighini, prova ad andare. Scuotere la squadra, palla incredibile, di una difficoltà e di una rispesità pazzesca. Arriva a destinazione di Bevelin, Engerrua che segna. Ha letto bene qua la situazione, era partito lo scalare da destra, ha saltato Prella da centrale perché si era aperto uno spazio per il terzino sinistro per Padova e ha trovato un buon gol per pareggiare. Un gol del pareggio importante, l'uscita del time out, come dicevi prima, proprio per quella situazione che veniva da prima di Salerno. Ora vediamo come reagirà adesso Luciano. È entrato, se non sbaglio, anche Cittadano. Che appena il cinto vada lo scambio per un'altra volta, poi c'è Barbosso, adesso gioca da terzino a sinistro passivo, ora lo scarico verso il pivot, è stata una grande azione in questo caso e segna Montoni, se non sbaglio, il suo primo massimo secondo gol in questa partita. Prela ha rischiato un po', palla dietro, prende in garrua, scarico verso Vanessa, giocato che forse un po' di spazio, prova la ruleta, palla dietro, scarico, dicono gli arbitri di tirarsi su, intanto c'è stata una buona difesa però di Cassano che si è cercato a ripartire. L'estero di Vanessa Giurato in questo caso fermato, prova ad andare Benedini, no Luke, verso Vanessa Giurato, buona palla verso la sorella Carel che però manca l'aggancio e ottimo direi anche il lavoro di Milan su Vanessa in quel caso, ha provato a metterci la mano, non c'è arrivata ma comunque disturba il ricevitore. Difficile questo passaggio da terzino destro alla sinistra, non c'era neanche tutto questo spazio, palla persa un po' banale questa, si poteva sfruttare meglio la situazione. Anche perché Cassano per il vantaggio, 11-12, può andare per la prima volta il doppio vantaggio, si sfrutta bene in questa occasione. La Laika comincia a si riguarda. Ecco ancora lei, può andare verso l'ala ma c'è un po' di spazio. Prova a infastidire e poi la fa fare. Buona palla dall'altro terzino, Martina Brock dice di no. È da po' che non vedevamo una sua parata, in questo caso si è fatta trovare pronta. Prela, Vanessa Giogap. Ok, forse un po' di spazio c'è, si è mossa bene Barresi, non è stato c'era sfruttato. Spazio forse per servire a Barresi, sì, è stato visto forse un po' tardi, un punto in cui ha girato la testa, ha fatto un bel taglio in quel caso. Angela Prela, meno di 5 minuti alla fine, c'è una bella cornice di pubblico anche oggi, sono arrivati un po' tardi, sono arrivati una bella cornice di pubblico per la farfalla. Proviamo ad andare Meneghini, ancora bene in garrua in qualche modo, bella la palla verso Barroso, preso, sa che ha preso la linea, sì, sì. Dietro l'area. Poi prova il recupero, careggio gap, andato a andare verso l'ala destra da Bertolino, forse qui si può andare con un po' più di calma ma mi sembrava che fossero corse tutti in avanti. Questa è un'ottima occasione per andare sul Q2, vediamo se adesso Padova riuscirà a accorciare le distanze ed è importante per andare a fare il primo tempo, dopo che praticamente per più di metà del primo tempo Padova era avanti. Ecco il palo per palle che si fa sentire. Meneghini, palleggio. Bevelin e Garrua. Prova ad andare, palla dietro, ancora Vanessa Giogap. Siamo sempre la terzina del terzino molto stretti, la difesa si chiude molto bene, rischia però la palla persa, ma c'è fallo. Dai 9 metri, forse è quello che serviva, perché stava attaccando un po' male la Cellini. Passivo. Prela, vuol provare a inventarsi qualcosa. Bevelin e Garrua si alza e spara fuori. La mano ce l'ha per fare queste conclusioni, però questa volta è andata fuori, vediamo adesso come attaccherà Cassano. Ancora l'altra, sta dando un bel apporto, palla dietro, ancora Barbosso, Conti, Laita e Barbosso, ancora loro, cercando di far passare un po' di tempo anche perché il punteggio va a loro favore, ma bisogna segnare adesso per Cassano. Bagnato si è inserito Giulia, palla dietro, rischia
la palla persa, veloce Brera, va bene l'Ajax, si corre le dietro con velocemente per la sua. C'è passivo, uno contro uno, chiusa la difesa, le palle in attacco, in due sono andate per rispondere la difesa, ma si deve ripetere il punto di battuta ed è un'occasione persa per la Cellini perché poteva correre in avanti molto bene. Meno di tre minuti alla fine del primo tempo. Dicevi prima giustamente anche Light è entrata bene in partita, sta trovando in generale più risorse anche dalla panchina a Cassano rispetto a Cellini, che invece ha una rotazione un po' più corta finora, anche perché c'è stata qualche assenza nell'ultimo periodo, tante partite ravvicinate, qualche giocatrice non al 100%. Ci sono state anche tante influenzate, vedete, sì. Vanessa Giugappa ha fatto un grandissimo tiro dopo la direzione e anche lei non sta proprio benissimo, però Carel Giugappa, l'altra sta sorella, bene, sì. Adesso molto bene. Anche Milan, e questa può essere decisiva perché mancano poco più di due minuti e quindi tutto il tempo che rimane alla fine del primo tempo la giocherà in inferiorità numerica Cassano, che gioca ancora con l'extra player, extra player costante. È stata una grande incursione e bravissima soprattutto sulla seconda palla che l'ha giocata per trovare pronta, poi ha subito il contatto. Vediamo adesso sì, come attaccheranno l'extra player. Perché con le giocatrici ci sono i campi più diversi, comunque hanno fatto meglio rispetto all'inizio. Sì, sicuramente. Vai, ecco, si cambia anche l'inizio. Uscita anche il pivot. Palla ancora dietro, si ritorna dove si era prima. C'è anche l'ala. Palla dietro, Laita prova, ma manca l'aggancio. Finta di recupero da parte di Beneghini, lascia uscire di rimessa laterale. Va Brock e poi adesso con calma. La Cellini sa che può attaccare in vantaggio numerico e portarsi a 13-12, forse se segna. Tanto siamo pari. Un minuto e mezzo alla fine. Ancora per un minuto buono. Si gioca in superiorità numerica Padova e inferiorità per Cassano. Vediamo se saranno bravi a sfruttare il gioco ad allargare la difesa. Vediamo cosa fa. C'è un gran buco in mezzo. Infatti, buona palla! Sono contento, ho fatto una buona analisi. Letta bene la situazione, sì, anche da te, ma soprattutto dalle giocatrici in campo, ho trovato con spazio Barresi sulla linea da pivot per il vantaggio. Torna in vantaggio dopo un po' la Cellini. Dopo un po' che non era in vantaggio, si è vinta questa situazione in due minuti. L'importante è poi le leggere le giocatrici, se le leggiamo noi non facciamo niente. Ovvio. Adesso vediamo un'uscita alta di Vanessa Giugappa, sempre l'extra player, anche se in questo momento appunto si fosse sempre molto attenta a usarlo. Quando si vedono un po' in difficoltà e si subito la giocatrice, in questo caso fa Milan. Vediamo Laita, palla dietro a Barbosa, frastuono assordante del palla Fernandez che quasi fa perdere la palla a Cassano con la forza. 30 secondi alla fine, bisogna partire da di là, un po' con lo scivola anche Martina Brocco. Tra poco torneranno in parità numerica di giocatrici Cassano. Vediamo come si andrà. 20 secondi alla fine del primo tempo. Giorgia Beneghini, forse sarebbe meglio cercare un tiro subito. Aspetta qualcosa, però il tiro Bellingarua, sfondamento, altro sfondamento di Padova, sta attaccando in queste occasioni veramente male. Padova la situazione personale che sprova Bianchi a 4 secondi dalla fine, la situazione è migliore in assoluto. Prova anche Beneghini, ma il tiro è parato da Nina Bertolino. 13 pari. Si è fatta sorprendere qua anche Brock. Spesso vediamo Cellini anche subire questi gol proprio nei finali di primo tempo. È successo anche questa volta. Brava Cobianchi a leggere la situazione. Parità dunque all'intervallo. Sì, è stato proprio fatto dopo l'attacco di non tornare proprio presso in difesa. È bravo soprattutto Cassano a correre, come dicevamo prima. È quello che ha sfruttato il primo tempo. Alla fine 13-13 primo tempo, punteggio bassino, ma rispecchia un po', sì, quella che è la difficoltà della partita. Lanciamo gli spot pubblicitari e poi ci vediamo nel secondo tempo per Pallamano Cellini Padova, Cassano Magnago femminile.
si torna in campo con il secondo tempo al palo a farfalle. Cellini Padova in possesso di palla, in parità dopo che aveva trovato l'ultimo gol. Ora vediamo Prela dall'inizio, sempre Beverly Garrua si riprocede con quella formazione. Invece la conclusione, altro palo di Beverly Garrua in questo caso, ancora un po' con le polveri bagnate in questo momento abbiamo visto. Invece Cassano che parte con Michele Acobianchi, che l'ha tenuto un po' a riposo nella seconda parte del primo tempo, forse proprio per questo secondo incisivo. Si va da subito a vedere, traversa, altro Legno, risponde Legno a Legno, però per il momento non ha ancora fatto male nessuno. Berlin Garrua, palla dall'altra parte, Prela, Vanessa Jogap, problemi col controllo ma riesce a tenerla lì, anche se si perde un po' il flusso dell'azione in questi casi. Angela Prela, Berlin Garrua, Vanessa Jogap chiama lo schema Angela, per il momento si chiude bene la difesa di Cassano. Ancora Giorgia, buono lo stop di Mancina di Berlin Garrua, prova ad andare dall'altra parte, manca ancora una volta l'aggancio a Vanessa che però riesce a ritrovarla lì, Prela dall'ala, palla fuori. Peccato perché anche quello era un suo tiro. Sì, ma un paio di errori anche qui proprio di esecuzione che hanno rallentato un po' l'attacco di Cellini. Non si muove ancora il punteggio in questo secondo tempo. Si muove ancora il punteggio, punto e mezzo, lo vediamo, Barbosso e Ferrazzi come all'inizio. Com'è l'inizio partita? No, perché c'è una veloce a fare da pivot, quindi si può sfruttare anche la sua capacità di essere entrato in partita subito. Vediamo il secondo tempo come ha girato. Cobianchi palla verso il pivot, faccio proprio spazio, prova a dar fastidio alla difesa, trascuona assordante con la farfalla, c'è già passivo, prova a dare Cobianchi murato da Beverly Garrua. Attenzione, forse un passaggio e basta. Prova a dare Cobianchi, vediamo. Prova il passaggio, c'è il fischio infatti, doveva essere solo un passaggio. Beverly prova ad andare, Vanessa è coperta, prova ad andare dopo il palleggio, si allarga, Vanessa gioca, palla di Bertolino, non si lascia sorprendere dal pallonetto e prova a ripartire veloce, attenzione perché Vanessa è in ritardo. Palla dall'altra parte giustamente, si prova ad andare con Ferrazzi che perde un attimo l'attimo e poi Vanessa gioca, prova a metterci la mano, solo per un attimo, possesso ancora una volta di Cassano. Si è trovata lì per caso praticamente, Vanessa gioca e stava per recuperare un pallone. Faranno tanto secondo me i palloni recuperati anche un po' nelle pieghe della partita, i portieri fanno la differenza perché entrambe le squadre per ora faticano ancora a attaccare a difesa schierata. Sì, è vero, soprattutto in questo inizio di secondo tempo. Palla d'altra parte ancora con Bianchi, forse c'è lo sfondo, gran recupero di Careggio Gap, anzi no, perché c'era il fallo invece della difesa. Vado a dare con Bianchi, ma non è riuscita ad incidere ancora fino a questo momento. Barbosso, ancora lei, giocatrice rumena, prova a gestire il possesso di Cassano. Cobianchi, uscita bene la Gozzi e poi qui sì, c'è sfondamento, anzi no, fallo della difesa. Per la difesa è rimessa dei 9. Si chiama per asciugare il pavimento, sì, direi proprio di sì. Poi può diventare pericoloso, soprattutto lì perché la zona delle entrate non si sa mai. Poi prova ad aggiungerci un po' di pece. 3 minuti e 19, polveri bagnatissime. Per ora sì, per ora sta rispondendo bene, invece c'è una buona presenza qui al Pala Farfalle dopo più di un mese ormai di Giro d'Italia per la Cellini, che dopo tante settimane anche ferma ha giocato 3 partite di fila in trasferta da Brixen a Salerno e adesso gioca 2 volte di fila in casa, l'hai ricordato anche prima, mercoledì la prossima. Qui forse c'era passi, invece Ferrazzi trova la conclusione sparacchiando, però trovando una buca d'angolo, un angolo non da poco, rischia più Barresi in qualche modo. Poi passaggio bruttissimo per andare Ferrazzi, prende più veloce, lei lo sa e si ferma, altro il passaggio un'altra volta, Ferrazzi prova ad andare, conclusione, palla dentro in un amen, Cassano si porta il doppio vantaggio con una brutta palla persa in attacco della Cellini generale e poi poche le attività forse nel correre all'indietro. Adesso sta tutto nella capacità di difesa di Cassano e di attacco difesa schierata della Cellini. Anche qua al limite dei passi Ferrazzi, anche prima aveva reclamato appunto per un'infrazione la difesa di Padova. Doppio vantaggio per la partita che è in questo momento, fa tanto anche essere solo a più 2. Sì, fa tanto, e anche perché lo stiamo vedendo fino adesso, una partita verrà decisa da episodi. Buona Careggio Gap in incursione, poi però manca la precisione nella conclusione e quindi Nila Bertolino può prendere e passarla
agilmente e soprattutto facilmente. Barbosu, Terrazzi che ha risposto bene nella scelta di essere confermata nel secondo tempo fino a questo momento, anche se sappiamo della sua importanza difensiva, e adesso sta rispondendo bene anche nell'offensiva. Sicuramente il doppio vantaggio porta il suo nome. Occhio a Ferrazzi, palla buona, il suo pilota è buona chiusura, devo dire. Poi aiutato esatto, ha aiutato bene qui Vanessa, la sorella Vanessa Giogap, per ora anche nel finale di primo tempo molto incisiva, molto importante dalla sua parte in fase difensiva. Invece conclusione, ancora una volta rete di Cassano ed è il triplo vantaggio di serata. Andiamo per rispondere adesso a Cellini, Berlingherrua ha anche abbastanza spazio, conclusione, palla fuori, ma c'è il tiro dai 7 e 2 minuti anche. Eh sì, immagino per Gozzi, no, no, per Gozzi che arrivava da dietro, per quello deve stare attento però a protestare, non si sa mai. È già il secondo 2 minuti, eh sì, ed è importante perché è stato un fattore nel finale del primo tempo e si è sentita forse anche la sua mancanza dopo che ha riportato poi la Cellini in parità. Infatti deve stare ancora più attento adesso per protestare. Caleggio Gap, conclusione, palo, sfortunata anche, anzi è imprecisa questa palla, sì, imprecisa, sì, anche già dal tiro di prima è finito esattamente allo stesso punto e quindi la Cellini rimane a meno 3, che in questo momento può risultare un macigno, non l'abbiamo ancora mai visto sotto di meno 3. Vediamo come reagirà adesso, anche se Cassano è in inferiorità numerica, e appunto può essere questo un buon momento vista la superiorità numerica per provare un po' a ricucire lo strappo, ma no, deve essere in questo momento. Cassano, se riuscisse a raggiungere un gollicino qua, un piccolo gol, fa un affarone clamoroso. Eh sì, Cassano attaccherà sicuramente sempre al limite del passivo per cercare di avere meno possessi possibili in questi 2 minuti di inferiorità numerica. E conclusione, ha trovato il jackpot in questo caso Ferrazzi, che sta facendo un inizio secondo tempo bellissimo. Prela, c'è tanto spazio, spero andare bene il Garua, buona palla verso l'ala, ci riprova Caleggio Gap, la testardaggine non gli manca, in questo caso si rivela decisiva. Si rifà anche dell'errore di prima, esatto. Sì. Si rifà bene, ha trovato una buona conclusione dall'ala che è diventato il suo nuovo ruolo quest'anno, l'anno scorso invece aveva partita 2 anni fa facendo il centrale, iniziò anche dall'anno scorso, poi ha cambiato i nuovi innesti, però lei è la capitana, la leader di questa Cellini, che è tutta meno male del vivaio come delle giocatrici di Cassano. Infatti è bello vedere queste due squadre che rispecchiano effettivamente anche le loro città, no? Con i loro settori giovanili, col gran lavoro che fanno, lo ricordavamo anche con tutti i settori giovanili che vanno spesso anche molto in fondo alle competizioni, si continua qui a gran gol, altro grande gol, e adesso sta dilagando Cassano anche con le azioni, con le incursioni e soprattutto con gli spazi che trova, e Giulia Gozzi non perdona, qui ci sia la sua quinta rete di questa giornata. Più 4 ancora Cassano, che ha trovato un inizio di secondo tempo buonissimo sulla falsa riga un po' di quello che fu a Salerno, rientrata Brody agguerritissima anche, era sì, già lì pronta a intercettare la palla. Vanessa Giogappa e Angela Prela, bella prova ad andare, ancora Vanessa Giogappa, spazio per la conclusione, bella che ha spostato lì da per Torino, meno 3, 15-18 adesso con calma. No extra player, sta per andare di apertolino ancora una volta, invece Cassano continua con possesso in attacco. Ferrazzi, Barbosu chiama lo schema, fino a questo momento è cambiato tutto, forse proprio nell'attacco difesa schierata, ci sono trovati più punti nella difesa della Cellini che ha mancato un po' di intensità forse. Sì, sta calando come dicevi tu, e anche qui parata, trovato spazio, una bella parata doppia, brutto, ed è il terzo espulso, va Brogi, sì, no, ingenuità clamorosa, come un gesto di stizza, ingenuità clamorosa, lei che stava facendo la differenza in questo momento, sì, però non si può permettere queste cose soprattutto sapendo di aver già 2 minuti, infatti vedi il cartellino rosso, esatto, è stato dato adesso. Tenere se è stata data adesso e anche l'ufficiale di gara adesso va. Ah, le dice che deve non può stare neanche in panchina, effettivamente è stata espulsa. Sì. Adesso per perdere tempo va anche lungo il campo centralmente. Può essere una defezione importante, anche se la Cellini comunque meno 3 e questo parziale comunque è stato costruita con Eva Brogi da pivot.
che vero, è stata la più positiva, e per tenere Ferrazzi, che anche lei ha fatto un altro grande inizio di secondo tempo, le due terzine sinistre di Cassano facendo giocare insieme hanno dato i suoi frutti. Ora vediamo però come, come regge la Padova in un inizio di secondo tempo opaco. Questa è una buona notizia per la Padova. Certo, è già la seconda volta che Padova può attaccare in superiorità numerica, però non ha dato più di tanto i suoi frutti, ma come dicevo anche prima è importante trovare qualche soluzione adesso, come questa trovata dalla destra con Meneghini. Nei momenti di difficoltà, quando c'è bisogno, vai da Giorgio Meneghini, qualcosa ti tira fuori e non sbagli mai. Esatto, e fino a questo momento è andata bene, non a caso lei classe 2005 gioca in nazionale maggiore con Costanza, e adesso si parla proprio come adesso a giocare per sistemare forse la difesa. Infatti sono tutte di là, anche il pivot proprio in quella zona. Ora vedremo cosa costruirà con Montoni che è tornata in campo, che comunque però Cassano è ancora a più due dell'extra player, perché quella delle apertorine è andata fuori per favorire l'attacco a qualità numerica di giocatori. Barbosu, Ferrazzi non dà il tiro da fuori, adesso spazio per prendersi, invece preferisce andare dietro per Barbosu, altra scorribanda, ma non c'è, forse hanno perso l'altro per tirare, c'è passivo. Si lamentano anche un po' e Ferrazzi, conclusione brutta parata qui di Martina Brock, che poi vede la palla entrare lentamente dentro la sua area. Adesso vediamo come reagirà Padova, ancora in inferiorità numerica Cassano, e soprattutto però più tre, in qualche modo riesce sempre a portarsi lì a stare punto su punto, che è quello che deve fare per una squadra di pallamano. Berenice Garrua con Angela Prela, Vanessa Giogap, c'è spazio anche nell'ala, lei prova e colpisce, tira dalla distanza e segna ancora, meno 2 a 10 minuti dell'inizio del secondo tempo, mancano 20 minuti alla fine, la partita c'è come, però si sta sempre assottigliando di più la differenza quella che c'era all'inizio del secondo tempo. Adesso sono tornati a qualità numerica, sono sbagliati, sì, a Bertolino dentro, sempre Montoni, c'è Gozzi. Tornata con Bianchi a destra, sì, palla proprio di Gozzi che è scalata dall'ala, è andata per centrare adesso in posizione, palla dall'altra parte, prova Barbosu e segna, 17-20, altro vantaggio di Cassano, palla dietro a Cabernet Garrua, tanto spazio, va di potenza, forse fallo qui c'era, guarda l'arbitro, ma palla fuori, e quindi Cassano ha una vittoria difensiva importantissima. Qui forse ha un pochino esagerato Beveline Garrua, che sta cercando forse un po' troppo spesso queste soluzioni personali, ha bisogno di ritrovare fiducia dopo un periodo anche fuori. Sì, forse sì, ha bisogno di trovare fiducia, però c'era tantissimo spazio sulla palla, forse questa è una mezza ingenuità di Beveline, però vedo tu una giocatrice che se poi riesce a rimettersi in ritmo fa grandi cose. Qui Angela Prela deve una palla fondamentale, mettendo fallo, penso anche per un'infrazione di piede, soprattutto da come era schizzata la palla, però si riparte sempre con Cassano in attacco, dalla rimessa dei 9 metri, Barbosu, con Bianchi, c'è per Banco, per Ferrazzi, buona difesa per il calcio campo, buona la finta e poi difesa in aria, sì, ha fischiato difesa in aria, sì, dopo l'azione è protettata ancora da Ferrazzi che le sta combinando tutte in attacco, sta facendo un lavoro grandioso. Cambio in porta intanto per i 7 metri, sì, entra Sonia Nabulele, Cobianchi contro Nabulele, prima Cobianchi ha segnato il rigore nel primo tempo. Ah, spiazzata bene, questa è anche l'esperienza e la freddezza. Michele Cobianchi di queste partite ne ha giocate tante, più 4 non è il massimo vantaggio del Cassano, eguagliato. 12 minuti, avvio di secondo tempo, quasi horror per la Cellini. Giorgio Meneghini, prova l'uno contro uno, scarica verso Prela, palleggio, prova ad andare, forse scarica per pivot, rischia qui i passi, ma si continua perché la palla è stata rimasta là, è stata lasciata lì e la ripresa poi per Garrua. Vanessa Giogap, palleggio, l'uno contro uno, prova la conclusione, si alza, spalle, tira, lei ha tanta fiducia in corpo e la sfrutta, segnando questo gol di vitale importanza. Si deve aggrappare un po' a queste soluzioni, magari anche alzandosi dai 9 metri, queste soluzioni personali, perché la fatica in attacco ancora c'è per Padova. La fatica proprio a costruire il gioco
la difesa di Cassano ha alzato il muro completamente, soprattutto proprio alla circolazione di palla, a cercare il flusso, a cercare i varchi con la palla dietro di Ferrazzi, e poi ce la fa ridare Caleggio, gamba aggressiva, giusto, poi ancora Barbosso, scarica dall'altra parte verso Dozzi, ancora Ferrazzi, c'è spazio per Bianchi che prova, madonna, lo disse Nero Bulele che l'ha vista lì. Poi c'è stata anche la mezza deviazione della difesa, poteva andare solo là, Sonia Bulele l'ha vista e l'ha presa. 18-21, Angela Prela, ancora Vanessa Giogappa, vedremo come imposterà l'azione d'attacco adesso Prela, anche lei forse ha bisogno di un po' di fiducia oggi che le è mancata. Sì, soprattutto nell'ultima azione l'abbiamo vista anche rischiare poi l'infrazione di passi, ha bisogno di mettere in ritmo lei e di far circolare meglio la palla in generale per la squadra. Infatti poi abbiamo visto con questa palla quasi persa, ancora Prela, scarico verso... questa volta sono arrivati i passi, sì. Questa volta sì, occhio al lancio profondo, gran scatto di Gozzi, non la rincorre neanche più Vanessa Giogappa, e quindi gol, è vero e proprio gol. Time out, sì. Doveroso, ancora una volta Padova in difficoltà, a più 4, cosa deve fare adesso la Cellini secondo te? Deve ritrovare un po' quello che stava trovando all'inizio, che stia mancando anche un po' di comunicazione tra le giocatrici, soprattutto in attacco si sta vedendo molta difficoltà. Adesso vediamo se questo time out riuscirà un po' a risollevare la squadra come era stato invece per Cassano nel primo tempo. È stato per Cassano nel primo tempo, e invece Cassano, la nota positiva, nonostante l'espulsione di Eva Brogi, che è stata la più positiva forse del primo tempo, con lei che dopo lo svantaggio iniziale è riuscito, diciamo, a rimettere la posta in gioco nello stesso livello col pareggio poi a fine primo tempo, invece ha tirato sul muro difensivo una squadra che gioca bene coralmente. Non si sono scomposte, come dicevi tu, nonostante l'espulsione appunto di Brogi. Dicevamo anche prima, è una squadra giovane ma è una squadra tecnica che sa fare, sa esaltarsi quando riesce a muovere bene la palla. In questo sono anche simili un po' le due squadre, proprio per conformazione, anche sono due nuclei giovani che si conoscono bene fra di loro. È un po' lo stesso percorso quello che stanno facendo le due squadre, lo vediamo anche dalla classifica e da quello che stiamo vedendo in campo un po' più avanti in questo Cassano, che infatti, come ricordavi anche nel primo tempo, con questa vittoria sarebbe dentro il tabellone della Coppa Italia. Sarebbe dentro matematicamente, non può scendere sotto l'ottavo posto e anzi potrebbe lottare per un posto da testa di serie quasi. Difficile poi scalfire le prime quattro, però vedremo cosa succederà, perché comunque Brix ha avuto un avvio di stagione particolare, oggi ha pareggiato con Salerno. Esatto. Quindi vedremo cosa succederà. In questo momento sta giocando anche Prato, lo ricordiamo, perché poi Prato in casa inizia le partite alle 21 quest'anno. Invece l'anno scorso si chiudeva sempre con la Cellini e con la farfalle. Vediamo adesso cosa combina Padova. Grande finta dall'altra parte di Vanessa Giocap, che va dalla sorella Canel, che ha poco spazio. E infatti lì Bertolino le chiude la porta in faccia. 18-22, Cassano ha l'opportunità di andare nel massimo vantaggio della partita, ovvero più 5, che fino a questo momento è meritato. È meritato, sì, aveva trovato qui una buona soluzione tutto sommato, un tiro dall'ala che ci stava per Karel Giogaf, ma bene la parata di Bertolino, come dicevi anche tu, spesso esalta anche il resto della squadra con le sue parate. Inizia con Bianchi, cerca spazio, poi chiusa con fallo regolare da Michela Barresi. Ottori, occhio al tiro che ci può stare di Barbosso, che si riuscisce andare a copiare, tanto spazio per l'ala, conclusione Sonia Nabulele, anche lei un'altra gran risposta dopo l'inizio di stagione un po' opaco, sta subentrando bene, sta tenendo in piedi la Cellini fino a questo momento. Vanessa Giogap si alza, finta, spara, anzi no, Beverly Garrua, si va da Giorgio Meneghini, passaggio complicato, si sta facendo fatica a trovare proprio spazio dai terzini, perché poi vengono chiuse bene, fanno quel movimento di solito, no? Vanessa e Mancina, terzino destro, va a rientrare, stessa cosa con Bevelin, poi adesso prova, spara, senza ritmo, 19-22, per una volta Vanessa ha giocato. Aveva difeso bene Cassano, ma qui ha attaccato nella maniera giusta Cellini con i terzini, come dicevi, attaccando bene la porta con convinzione, e la soluzione poi è stata trovata a destra questa volta. Vediamo questo cambio un po' per sparigliare un po' le carte in attacco, Barbosso pressata lì da Prela, adesso vediamo cosa ha fatto Bianchi, uno contro uno, gran mossa, poi è comparsa dal nulla praticamente Ferrazzi che prova, però sale da Bulele, ci ha fatto il contatto, poi si butta a terra Ferrazzi e mi sa che a questo punto forse due minuti, no, si ferma solo l'orologio, ha preso una botta sulla spalla, l'ho vista cadere male sulla spalla, adesso vediamo. Eh sì,
la terra dolorante, si chiama subito anche lo staff, staff tecnico e anche i medici, penso. Sì, credo fosse, allora, visto il contatto che era un po' aggressivo, penso sulla caduta, se è la spalla sinistra. Adesso dalla nostra postazione non si vede. No, giustamente va bene così in realtà. Sì, sì. Bella dolorante, la vediamo. Si è alzata da sola, adesso poi tutta la questione del movimento, effettivamente. Anche lei, come, come è successo prima nel primo tempo, che era prima nel primo tempo? Era Brogi proprio. Sì. Percorso speculare, entrambe per le terzine sinistre, no? Anche lei che era caduta, poi era tornata subito. Adesso parla con gli staff dei medici. Problemi alla spalla, adesso sembra star meglio. Sì, sì, sì. Poi probabilmente anche soprattutto tanto spavento, infatti viene tirato su dai quelle braccia. Soprattutto penso tanto spavento con queste cadute, ci sta, non si sa mai. Bello anche l'applauso in questo caso di Corata. Non so se adesso partirà il campo, se se la sente prima, però vedremo. E siamo partiti che era stato fischiato fallo della difesa, se non sbaglio, no? Sì. Dovrebbe aver chiamato anche timeout Tonelli. Per questo le squadre sono adesso a farsi consultare dai propri coach. E adesso vediamo, mancano 15 minuti, 19-22 l'inerzia per Cassano, senza ombra di dubbio, però la palla a mano comunque uno sport iper dinamico. Tra l'ultimo timeout e questo qui, cosa vedi? È cambiato qualcosa? Oppure... ho visto un po' più di convinzione, come testimoniato anche dall'ultima rete per Cellini, che però insomma sono ancora tanti tre gol da recuperare in meno di 15 minuti. Sì. Qui è una statistica per te, me la sono andata a cercare. Allora, così occhio, quando la Cellini ha subito meno di 30 gol, ha perso solo con Salerno. Invece nelle altre partite è sempre riuscita a portarla a casa, sempre riuscita a portarla a casa, perché il mezzo colone era in parità ed era 30-30. Giusto. Quindi ha subito il 30° gol, no, se l'avesse tenuto a 29 avrebbe vinto, che era il rigore finale. Ricordo. Quindi questa è solo in casa, parlo, trasferta, le statistiche non le ho controllate bene. Però se mi dai questi dati parziali, io come te li posso commentare? Dopo li pubblico sui social. Bravo. Prende Cassano, che ha cambiato l'ala, è entrata Giulia Leiter a fare l'ala sinistra. C'è Milan a destra, c'è sempre Montoni. Ok, copiamo. Uno contro uno, buona palla dall'altra parte, ma c'è il fallo di Vanessa Giocacqua su Lisa Ponti, che da adesso lei a fare la terzina sinistra. Cobianchi, finta, conclusione, Sonia Nabulele se la trova là, altra graffa alta di Sonia Nabulele. È lì presente. È entrata bene Nabulele fra i pali, nessuna parata difficilissima finora, ma è presente nella partita, sta dando sicurezza alla difesa. Prela, prova ad andare dall'altra parte, anzi no, non si chiude il passaggio all'ala, ancora Vanessa Giogap, Prela per bene in garrua, vediamo se entra bene in partita, Prela finta, chiusa da Lisa Ponti, con fisicità, con coraggio, si deve ripartire da prima. Stiamo allo schema anche direttamente dalla panchina ora, direttamente Sadi ha detto a Prela che schema fare. Perde il pallone, poi... brutto colpo in testa di Ponti, che nella scivolata è andata Vanessa Giogà per cercare di prenderla, penso abbia preso uno spicco della Vanessa Giogà in essere. Testa. Sì. Adesso poi si ferma il cronometro, però si rialza subito, si erma. Sì, sì. Tante interruzioni, questo può giocare forse, no, non so se gioca in questo caso a favore o contro di Cassano, che aveva l'inerzia della partita in mano. Di solito quando fermi un po', fermi l'inerzia degli avversari che stanno attaccando bene. Beh, però manca sempre meno, più ci si ferma e più va a favore di chi è in vantaggio, soprattutto insomma mancando sempre meno alla fine, perché recuperiamo magari le energie che sono state. Esatto. Copiamo. C'è molto nervosismo anche, si vedeva proprio dalle palle perse prima di prendere.
va a andare Ponti, scarico ancora Cobianchi, palla dietro, Ponti prova ad andare uno contro uno, non riesce, c'è dall'altra parte Light, ancora Cobianchi, prova la virata, fermata da due, tiro dai 9, sai che tra poco arriviamo anche al passivo. Barbosso uno contro uno su Pela, palla dall'altra parte, prova ad andare, la conclusione di Saponti, decisiva, decisiva fino a questo momento. Lei che ha tolto il parziale di vantaggio di Racellini e lei che adesso sta provando a ricostruire quel più 4 che poi porterebbe una sicurezza importante negli ultimi 10 minuti. Mancano 11 e mezzo alla fine. Entra anche Serena Ingarrua che può essere una buona arma offensiva. Esce Prela. È uscita Prela, sì, che sottotono. Soprattutto negli ultimi due possessi, quella palla persa prima in attacco, sì, e qui si è fatta battere abbastanza facile in uno contro uno da Barbosso, non la sua miglior prestazione sicuramente. Questa è stata una gran gol. L'Evelyn di Garrua si è fatta vedere molto bene, può essere il gol che le dà fiducia. Speriamo, speriamo, sicuramente c'è bisogno, Cellini ha bisogno anche dei suoi gol dal terzino e di nuovo meno 3 adesso. Sì, che poi combina un po' di attacchi diversi adesso l'ingresso di Serena Garrua, no? Con poi Belli che è molto alta. Lei che è centrale, da centrale, ma ha un potenziale di attacco molto elevato. Stessa cosa c'è in Garrua, vediamo come gestire la difesa, palla verso l'ale, gran gol. Bello gran questo, gol. Sì. E ancora la goccia, secondo me. E che Serena Garrua, proprio lei, e palla dentro. Vedi, dentro di Serena Garrua subito, e gli accorcio subito le distanze dopo che aveva subito il gol dall'ala Padova. Vediamo come attaccherà Cassano, però ovviamente a far correre il tempo ce lo sta facendo. Siamo ancora a 21-24 però. Quasi 10 minuti alla fine. Siamo entrati nella parte decisiva del match. Si può dire che ha mezzo piede, perché due piedi sicuramente no. Un e mezzo forse troppo, mezzo piede in Coppa Italia ce l'ha passato. Può essere, ormai siamo negli ultimi 10 minuti, vedo intanto anche Arubi, credo stia per entrare. Sì, sta scaldando, buona posizione di Cobianchi, palatissimo! Palatissimo di Nabulele sull'1 contro 1. Può essere l'azione decisiva adesso per ribaltare il match. Giorgia Meneghini, perso un attimo, l'attimo del contropiede, ha perso adesso però a far rigirare il pallone Bevelin in Garrua. Buon rientro in difesa di Cassano ancora una volta che non si scompone per il momento. 21-24, 10 minuti, manca un'eternità, quello sì. Barresi, forse si deve far vedere un po' di più anche lei o il gioco con lei, anche se fino a questo momento è stato chiuso sempre molto bene. Vanessa Jogap, finta e tiro, palla fuori, forse un tiro un po' troppo velleitario. Si è alzata qui in situazione un po' statica dai 9 metri, anche qui poca fluidità nel movimento di palla della Cellini. È stato il attacco fino adesso, ha detto bene. Adesso attacca ancora Cassano, ha un'altra opportunità per portarsi a 4. Poi anche lì, sei sopra, ci vuole anche una certa mentalità, una certa energia per stare sempre a contatto, no? Una certa pazienza. In questi casi però sta peggio forse chi è sotto. Perché la conclusione, Ferrazzi forse sbaglia la prima conclusione della distanza della partita, però così ampiamente. Vediamo se può essere vantaggio per la Cellini. Questo errore. Bellini e Garrua, spodestata, conclusione, qua fallo c'era, sì. Ferrazzi, due minuti anche. Ha un'agilità nello spostarsi per il Garrua sulla vettura. Sì. Tutta la potenza nelle gambe che ha e poi lì è difficile. Quando ti brucia col primo passo diventa difficile. Non la recuperi più e questo ha forzato appunto un due minuti che in questo momento della partita può pesare parecchio. Nelle ultime due o tre azioni offensive vedo Cassano molto più in gestione, sì, e un po' meno decisa nell'attaccare la porta, sta cercando di andare sempre più verso il passivo. Forse sta venendo fuori un po' di stanchezza per gli ospiti, è in inferiorità numerica, può sfruttare questa situazione. Cellini qui ci prova subito con uno scalare da sinistra. C'è il tanto spazio verso Meneghini, non è stato sfruttato, ci preferisce andare da Vanessa Jogap, che gli puoi dire se segna. Il crocio eseguito bene qua, si è trovata con spazio, si è alzata appunto in posizione centrale, ha trovato un bel gol di nuovo meno 2. Meno 2 ed è tanto che la Cellini andava meno 2, anche se fino a questo momento tu dicevi comunque Cassano ha attaccato bene, no? Fino a questo momento. Sì, ma adesso la vedo un po' più in gestione delle forze, in risparmio energetico quasi. La funzione eco del telecomando. Esatto. C'è anche Giulia Laita, Ponti, Barbosu, c'è dall'altra parte, ancora Barbosu, chiusura, vediamo in extra player Cassano, poi c'è
fallo della difesa e torna in porta di là per Torino. Vediamo se adesso in inferiorità numerica riuscirà a fare qualcosa. Cassano soprattutto in passivo. Dall'altra parte Barbosu, fermata, attenzione all'intercetto, palla dall'altra parte, fischia, fa l'attacco, si deve tirare qui. Occhio a questa situazione, vedremo anche chi tirerà. Vediamo se sarà Giulia Laita, se sarà una finta, se parte del tirare, deve tirare, non sarà c'è passaggio, permesso, contatto, dentro! Palla dentro! Tutto quello che doveva girare per Cassano ha girato. E quindi c'è il gol di Montoli che non segnava da un po'. Può essere fiducia anche per lei, soprattutto in difesa, questa facendo un ottimo lavoro. Berlin in Garrua, palla d'altra parte, fermata col fallo, l'intenzione di servire Meneghini. 22-23. Importante adesso per la Cellini segnare subito, sennò si va troppo tardi. Stiamo già a 7 minuti dalla fine, anzi meno. 22-25. Berlin in Garrua. Vanessa gioca pressatissima. Guardate, guarda come si alza la difesa del Cassano nel momento in cui riceve la palla al ricevitore, palla sbagliata. L'idea forse era giusta per non Varese. C'era abbastanza spazio secondo me. Poi il movimento anche non c'era stato, è rimasta sempre a contatto con il difensore. Questa può essere una palla persa decisiva, importante per poi proseguire la partita. Abbiamo fatto Marubi, che lascia tanto spazio in civiltà qui. Adesso Marubi prende uomo Barbosu, sì. Palla dall'altra parte, Ferrazzi che è entrata da due punti di espulsione. In questo caso per andare dall'altra parte c'è tanto spazio, poi la conclusione di San Difesa in aria. A questo punto sì, sì. Difesa in aria di Barresi. E vedi, in ogni azione decisiva, quando sembra aver perso, diciamo, la fluidità, arriva lì a punte e poi sistema le cose. Meno oggi l'ho visto, è stato così. E ancora Michela Cobianchi la mette bene sull'angolino basso, non può nulla Sandra Gabulele. Quindi si riparte, gestito male il vantaggio numerico, poi certo. 22-26 meno 4, quella serena in Guerrua, si butta in Lisa Ponti e poi recupero difensivo di Cassano, molta confusione anche in attacco. Qua sembra che abbia spento mentalmente tutto la Cellini, sia in attacco che in difesa. Adesso vediamo come la gira. Adesso torna Rubi a tenere molto aggressiva su Barbosu. Sì, ma palla, qui che palla Montoli, che giro, ma che dormita difensiva. Disattenzione, sì, qua su un taglio perso completamente. Eh sì, altra disattenzione. Altra. Sa che qui la partita è finita. Sì, stiamo un paio di errori da una parte e dall'altra in attacco e in difesa e diventa sempre più difficile recuperare a questo punto. Beh, ingenuità clamorosa, praticamente Vanessa Giogap ha messo la palla in campo pestandola fuori dal centro. Esatto. Dal centrocampo, quindi rimessa per le avversarie, giustamente con la nuova regola, perché non era così. La nuova regola, una delle nuove regole di quest'anno messa dalla federazione, quella di Saponte, buono il passaggio dall'altra parte. Cercare l'ala, cercare Gozzi, ancora Ferrazzi, buono il palleggio, il controllo, ancora Ponti, buono il recupero di Barresi che deve lasciarla lì per Brock. Meneghini. Vediamo adesso cosa costruirà Padova, anche se la montagna da scalare si è fatta sempre di più un Everest. La palla per Barresi è buonissima! Prima volta praticamente. In questo secondo tempo che viene trovata Barresi sulla linea con spazio e trova la rete del meno 4. Adesso si riprova di nuovo questa difesa con Arubi su Barbosu. Anche, adesso è una 3-3 praticamente. Molto aggressiva la difesa adesso. Probabilmente anche per velocizzare il gioco, no? Sì, sicuramente. Per velocizzare, è brutta la difesa, quindi non si è giocato. Eseguita male però. Attenzione verso il gioco per provare ad andare a sfruttare la superiorità numerica, ma poi non vede il passaggio alle compagne. Si va a inglobare su una difesa in punto praticamente, non chiusa in tre. Poca lucidità in questo finale, poca lucidità, questo è l'aggettivo. Invece molto lucida Cassano, che è riuscita a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto. Ecco qua ancora una volta Vanessa Giugatti che si butta, fa sfondamento. Che cosa da dire anche Sardi, che lo vedo con il cartellino del time out in mano, anche se sembra ormai la partita andata. 3 minuti alla fine, meno 5, è difficile per chiunque. Praticamente Cassano, così con questa vittoria, è in Coppa Italia ed è già una buona cosa. Cellini invece che ha ancora possibilità, ma deve intanto vincere il recupero contro Ferrara, qua la battaglia mercoledì. Sì, sicuramente è praticamente uno scontro diretto anche quello con Ferrara. Questa palla poi Lisa Ponti la butta per aria. Il campionamento ha giocato molto bene, che brutto passaggio di Martina Brock.
mettono in compressione totale per Montoli. Qua specchio degli ultimi 6-7 minuti di grande confusione. Ma per l'Accellini che chiama time out. Non hanno staccato la spina, è proprio saltata la corrente di tale. Mi sa di sì. 2 minuti e mezzo alla fine, 23-29. Si può dire che Cassano Magnago l'ha portata a casa ormai. Credo proprio di sì. Meno di cataclismi clamorosi. Però diciamo anche la partita meritata. Sicuramente meritatissimo. Portata a casa con la difesa, secondo te, più oppure il fatto che ha aggiustato l'attacco a difesa schierata? È stato un po' un mix delle due cose. Mi ha colpito molto come la squadra non si è disunita dopo l'espulsione di Broggi, ma è rimasta sempre lì sul pezzo mentalmente, e questo si è visto da una parte e dall'altra del campo. La difesa, come ricordavi anche all'inizio, è una delle migliori alla fine del campionato, e si è visto, ma anche in attacco, con pazienza, muovendo la palla, hanno sempre trovato una buona soluzione, e questo ha creato questo parziale abbastanza ampio ormai, soprattutto nella fase centrale di questo secondo tempo. Sì, e poi vedere il resto della partita, invece vedi una partita super equilibrata, una partita giocata punto a punto. Non so se anche la freschezza che è mancata per gli impegni ravvicinati oppure più altro. Vediamo adesso per Garrua, la palla sbagliata e poi sembrava una doppia volante fatta involontariamente, però c'è stata l'infrazione perché Vanessa Jogap comunque aveva passato sì l'area. Sì, 2 minuti alla fine. Cellini Padova che adesso sta per chiudere la settimana, la prima del palla per palla. Cassano che invece non ha chiuso il girone d'andata perché poi deve tornare in casa per l'ultima partita sabato prossimo. Però intanto è qualificata la Coppa Italia e le suggella con questo bel gol. Diciamo che si è finita, bisogna soltanto vedere di quanto finirà l'incontro, anche valido per la differenza reti che non è scontato, soprattutto per arrivare a pari punti, quello sì. Vediamo che nel giocato c'è tanto spazio da Meneghini, che è stata sempre servita poco, adesso è un momento di prepotenza, di potenza anche un po' sfogandosi da punta in rete. Secondo te una squadra così come le Lombarde dove possono arrivare in Coppa Italia? Allora contando che magari come testa di serie non partono ottavi. No, non credo, bisognerà vedere il tabellone poi completo, ma è una squadra secondo me che può dar fastidio a tante questa. L'attrazione, gol 1-1 e un'altra parata di Brock, una delle note positive forse in questa partita, inizio del primo tempo e poi anche la fine di questo secondo. Poi che ha giocato tanto spazio, altra nota super positiva è Nila Bertolini, molto brava anche lei. Sì, poi questo modo di non farsi sentire per un po', poi al momento giusto ci mette quell'energia in più e poi l'energia a tutta la squadra, perché questa poi anche la loro capacità, essendo squadra vera, poi appena un gesto della compagna che fa bene soprattutto in porta, la carica tutta la squadra. Palla verso Montoni, questa volta Vanessa Giugap ci ha messo la mano, mancano 10 secondi alla fine, vediamo se Padova proverà l'ultimo tiro. Vanessa Giugap litiga con la palla, infrazione di piede, qui sa che va già al termine, non credo che tenterà un altro tiro dalla distanza, anzi sì forse, palla di là, fuori tempo massimo, non arriva il tentativo di Cobianchi. Cassano Magnago passa al palla farfalle, vince 30-24 meritatamente e riconferma la mia teoria che una volta che Padova subisce 30 gol non la porta a casa. Sì, questa è stata persa anche un po' prima di arrivare ai 30 subiti, comunque complimenti sicuramente a Cassano che ha giocato una partita di spessore per 60 minuti, è mancata invece un po' proprio la tenuta di gara alla Cellini Padova, che è mancata in qualche fase della partita, e la differenza poi di 6 gol è importante, viene proprio da questo. Eh sì, la differenza viene proprio da questo, perché poi la partita era punto a punto e poi il parziale hanno fatto la differenza. Applausi comunque per le due squadre. Cassano si qualifica alle Final 8 di Coppa Italia. Noi vi ringraziamo, grazie a tutto il team di comunicazione della Cellini, grazie a te Gio di avermi fatto compagnia oggi. Grazie a te Marco, grazie a tutti e a chi ci ha ascoltato. Continuate a seguirci sul canale di Eleven Sports, vi ricordiamo che Prato sta ancora giocando e poi ci vediamo per la prossima partita mercoledì sempre sul canale di Eleven Sports per la Serie 1 femminile recupero contro Ferrara. Grazie a tutti, a presto anche sui social con interviste e foto. Grazie a tutti, buona pallamano.